anche destinato e rivolto ad altri. Inizialmente nel nostro progetto avevamo in mente una restituzione dal vivo più complessa, più elaborata, più rituale, in cui far fare un vero e proprio percorso alle persone, ma per i vari motivi che sappiamo, le esigenze organizzative, abbiamo scelto un'altra forma che permettesse di avere un prodotto che la scuola potrà utilizzare nei prossimi anni. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quattro incontri lunghi dal vivo, prima a scuola, due incontri a scuola e tre incontri all'esterno, che fossero il percorso personale, in cui abbiamo fatto degli esercizi, degli inquadramenti teorici, un lavoro per chi ha fatto educatori consapevoli, un lavoro che si svolge in quel modo lì, quindi che lavora su esperienze personali che però abbiano una valenza più generale. E dopo aver fatto queste esperienze abbiamo lavorato per immaginare come restituirle agli altri. La restituzione è duplice: da una parte per i presenti questa sera saranno svolti in una maniera più sintetica, più rapida, accennata agli esercizi che noi invece abbiamo fatto in un tempo più lungo e dilatato, però come sempre sono è come un esercizio riutilizzato, quindi noi lo faremo in alcuni minuti, hanno un po' di tempo per poter compilare le singole parti, poi uno a casa o in futuro se lo può rifare con calma, proprio perché l'idea di fondo è che ognuno di questi esercizi è un attrezzo della cassetta degli attrezzi. Quindi è che il quaderno si snoda in quattro passaggi, un test per iniziare e tre piccole sezioni teoriche che contengono ciascuna degli esercizi e delle domande per approfondire. Chi lo fa e chi lo farà in autonomia può ovviamente seguire anche il proprio tempo per rispondere, prendersi più tempo, prendere anche degli spazi più ampi se vuole scrivere di più, ma trova qui tutto il necessario per poter fare il primo giro. Detto questo, lascio la parola a loro. Proveremo a ripercorrere questo quaderno rapidamente, ma in tutte le sue parti. Il primo a iniziare è Luca, quindi lascio la parola. Il primo passo di questo... Dentro il conflitto, detto il nostro psicologo Marco Montanari, adesso lasciamo la parola a Elisa. Allora, come abbiamo appena visto con questo piccolo gioco, ci sono molte diversità tra tutte le persone, e queste diversità emergono anche nelle relazioni che noi ci troviamo ad affrontare tutti i giorni anche nella nostra vita. Vado a disegnare 5 cerchi concentrici a pagina 10, che avete un po' di spazio. Al centro di questi cerchi ci mettete un cuore, che sareste voi, che siete il centro appunto del vostro sistema solare, chiamiamolo così. Il vostro partner o comunque i vostri amici più stretti, i vostri figli, il primo cerchio, le persone con cui avete una relazione costante. Il primo cerchio. E il secondo cerchio invece rappresenta tutte quelle persone o amici con cui avete una relazione costante, ma diciamo sono anche possono essere anche conoscenti abituali come i colleghi o i datori di lavoro. Il terzo cerchio invece sono i conoscenti meno stretti e le persone che frequentate di rado. Il quarto le conoscenze lontane, come ad esempio dei familiari o dei contatti remoti, mentre il quinto cerchio ci collochiamo tutti gli sconosciuti, però che comunque hanno una piccola influenza sulla nostra vita, come cantanti, attori e le persone che sentite più vicino. Quindi io vi invito adesso per ogni cerchio a scrivere dei nomi specifici di persone o comunque quello che volete e osservare in quale cerchio si concentrano di più i vostri amici. Cioè, se avete mai riflettuto veramente su queste relazioni, quindi sul primo sguardo che impressioni vi danno e se avete voglia magari di condividerle o di dire se vi sorprende anche qualche posizione. Interessante capire che tipo di colore, che tipo di timbrica. Ognuno di noi ha un canale preferenziale per vedersi, quindi il modo in cui noi vediamo noi stessi può variare. Qualcuno userà più le parole, altri un disegno, altri colori, altri delle musiche. L'importante è costruire, visualizzare l'ecosistema relazionale che abbiamo attorno. L'ultima osservazione, il prossimo passaggio, i conflitti aperti o nascosti, è un passaggio un po' collettivo. Mentre nelle altre stazioni abbiamo delle attribuzioni più specifiche, questo ce lo siamo tenuti un po' tutti perché riguarda
un po' il fulcro della teoria del conflitto, cioè come lo vediamo e come tendiamo ad approcciarci. Descriviamo anche come stiamo affrontando o abbiamo affrontato questo conflitto nel corso del tempo, oppure anche se è un conflitto passato, se lo stiamo ancora affrontando tuttora, e quindi quale emozione anche è rimasta dentro. Quindi se ci pensiamo tuttora anche a un conflitto in passato, se avremmo potuto affrontarlo diversamente e di cosa avremmo avuto bisogno in